Da oltre 40 anni vestiamo i grandi campioni. Luciano Rui, Busato ha vinto il campionato italiano Elite. Sì, Busato oggi ha fatto una grande cosa, tutto il giorno in fuga, poi sai, siamo partiti convinti di far bene, abbiamo fatto bene. Bravo Matteo. Busato, campione italiano. Busato, campione italiano, mi suona stranissimo, non l'avrei mai detto. Oggi ero il più controllato di tutti perché ho fatto un bellissimo giro bio, però il percorso era molto adatto a me, sapevo che la condizione era buona. Ho cercato di correre per perderla perché sapevo che essendo più controllato non potevo fare altro. E ho stato dato tutto gli ultimi due giri e ne avevo di più degli altri e è andata bene. Una gara tutta in fuga sul finale, te, Palandri e Fanelli in volata ha avuto la meglio. Sì, ho visto che in salita stavo bene. Ho cercato di attaccare gli ultimi due chilometri nel pezzo più duro. Mi è rientrato Fanelli e ho avuto un po' paura perché Fanelli è veloce. Però poi è rientrato Palandri che ha lanciato la volata lunga e quando lancio la volata lunga io non le sbaglio. Un'altra maglia per la Zalf e Desiree Fior, sicuramente i vostri patron Lucenta e Gidio Fior saranno contenti. Sì, saranno contentissimi anche perché penso che questa maglia sia inaspettata. Tutti quanti pensavano che vincessero gli Under 23, però anche gli Elite possono dire la loro.
Adesso il passaggio al professionismo penso sia d'obbligo. Intanto facciamo un po' di festa per questa maglia e poi speriamo di passare, dai. Appoggiato piano. Ho vinto io! Steven Fanelli, secondo classificato qua al campionato italiano Elite, non c'è stato nulla da fare contro Busato? No, era arrivato con una gamba veramente splendida, io, a me purtroppo mi sono mancate e mi ha battuto in volata. Una gara alla grande per te, sempre in fuga, sempre sulle le prime posizioni di testa, è giunto al secondo posto, comunque sta andando molto forte. Sì, sta andando bene, purtroppo sto raccogliendo tanti secondi posti, sarebbe stato bello raccogliere una bella vittoria, poi una corsa del genere avrebbe contato sicuramente e vabbè, ci continuerò a provare, adesso speriamo in un buon Città di Brescia. Turchetti, direttore sportivo di Steven Fanelli, oggi per la tua formazione la Delio Gallina un secondo al campionato italiano Elite. È un secondo amaro perché se non sbaglio il quarto o quinto secondo posto che fa Fanelli non ha ancora vinto ed era troppo importante per la sua carriera, per il proseguo della stagione personalmente. Poi dai, era bello perché presentarsi domenica la sua paese con la maglia del campione italiano sarebbe stato il massimo, però vabbè, devi accettare il verdetto. Busato è andato forte anche al Giro d'Italia dal primo giorno all'ultimo e lo merita. Non c'è niente di rammarico, dai. Cesare, però con i tuoi ragazzi gli stai dando delle belle soddisfazioni al tuo patron Delio Gallina. Ma penso che sia contento perché nonostante non il primo posto che ha fatto il secondo, però penso che sia contento ugualmente. Vedrai che anche il ragazzo avrà penso futuro con questo secondo posto perché è il quinto secondo posto internazionale, nazionale, internazionale. Va bene così, dai. Luciano Rui, a caldo, prima le tue impressioni a quelle di Busato, è stato veramente un bel campionato italiano. Dopo l'anno scorso Agostini, vi ripetete a quegli Elite, questa mattina e oggi pomeriggio chissà. Ma oggi pomeriggio proviamo a far bene, oggi abbiamo fatto già una cosa importante, Matteo è stato bravo, non è proibito neanche pensare di fare la doppietta. Come dice sempre Gaspare Lucchetta, l'importante è il gruppo, il singolo perde, il gruppo fa forza e i risultati si vedono. Ma sì, dai, abbiamo fatto un buon Giro d'Italia e adesso il Camaglia Tricolore fa la ciliegina sul momento della stagione, abbiamo vinto tanto di qualità. Luciano, sei soddisfatto? Ma sì, con un gruppo così come fai a non esserlo?